Allora, ricapitolando brevemente, Achille è molto arrabbiato con Agamennone che gli ha rubato la sua schiava Briseide, te lo ricordi questo? Sì, Achille ha dovuto abbozzare. Non proprio, anzi, è molto arrabbiato, tanto che si rifiuta di combattere e i greci senza Achille subiscono l'assalto dei troiani. E te credi, è come giocare derby senza il capitano, non dovevi? Esattamente. Allora, il suo amico Patroclo, te lo ricordi Patroclo? Cosa fa? Va nella tenda di Achille per cercare di convincerlo a tornare a combattere. Piange, si dispera. E allora Achille gli risponde così, ascolta. Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri, che dietro alla madre correndo la prega di prenderla in braccio e la trattiene attaccata alla gonna e i suoi passi impedendo... Andate il frocio. No, che c'entra? Anche Achille sa per questo, non disdegnava. Achille era frocio. Nell'antica Grecia l'omosessualità era una cosa comune, soprattutto fra i nobili, essendo una società fortemente maschilista. Non ci posso credere, Achille e Patroclo che si ingroppano. Questo è l'infamone, mica ci aveva detto. Sì, ecco, fai conto che non ti ho detto niente neanch'io. Andiamo avanti. Che dai? Stai attento che vai sotto. Scusa, ma mi sto immaginando nella canadese. Tipo in quel film di cowboy, mezzi froci. Hai finito di ridere?